Papa Benedetto XVI fa questo percorso qua che ti faccio vedere, che a lui piace tantissimo. Sono tutte piante che sono state a lui regalate. Poi con la sua carrozzina arriva, vedi, dritto su Grotta di Lourdes. I giardini vaticani occupano, diciamo, la metà dello Stato. Attualmente sono circa 24 ettari. Calcola solamente che di fontane noi ne abbiamo 101. Oppure non abbiamo una riproduzione della Grotta di Lourdes, come voi avete visto prima, che è stata fatta nel 1902 e che ogni anno, praticamente il 31 di maggio, quando finisce l'anno mariano, ospita la famosa processione dei flambeaux. Questo praticamente, quando è stato abbattuto il muro di Berlino, la città di Berlino ne ha donato un pezzo praticamente alla Santa Sede. L'orto abbiamo esattamente proprio un orto del Papa, dove noi produciamo biologicamente con tutte le tecniche moderne, praticamente quello, il cibo del Papa, tutto ciò che produce un orto, le melanzane, i peperoni, tutto questo. E settimanalmente ne facciamo omaggio al Santo Padre, ai Santi Padri, che gradiscono tutte e due, diciamo così. Da qui praticamente inizia tutta la parte di bosco che arriva fino all'ingresso di Mater Ecclesia, dove Benedetto XVI praticamente. Nel bosco sì, abbiamo tempietti, cascatelle, statue, fontane. E quindi praticamente adesso questi giovani che vengono qui da noi pensano al restauro di tutte quante queste piccole opere che ci sono lì. Stiamo facendo il restauro dei manufatti artistici che si trovano all'interno della Grotta di Lourdes. Senza una buona manutenzione tutto questo non può durare nel tempo. Ma qui diventa la mattina è un passeggiare di sacerdoti che leggono il breviario. Noi siamo come un vivaio a cielo aperto. Tu vedi, qua ci sono oltre 2000 piante. Tu non sembra, ma... E guarda che grandezza di questo fusto, di questa dimensione. Ogni volta, ad esempio, sia io che i miei collaboratori, quando si va a letto la sera che c'è vento o che c'è pioggia, non stiamo mai tranquilli. Sono incontrati il Papa, Simon Peres, Mahmoud Abbas, e hanno piantato come simbolo di pace all'interno dei giardini vaticani nella Casina Pio IV un ulivo. Che cos'è per te la bellezza? Guarda, personalmente per me è un qualcosa che ti appaga dentro, è un qualcosa che ti dà soddisfazione nel vederlo interiormente, soprattutto a parte esternamente, perché, però è qualcosa che ti fa sentire, che ti fa stare bene.